È l'acronimo familiare di? Antonio, papà. Rosalba, io. Isabella, mia sorella più grande dell'altra ma più piccola di me. E Sabrina, la sorella più piccola, è Assunta, mia madre. Quindi tutta la famiglia concentrata. Che saluto. Eh? Che saluto. Ah, saluti tutte sì. Le sorelle, la mamma e il papà. Dove stanno? In provincia di Potenza? Sì, a Pignola, in provincia di Potenza. Quindi lucani. Sì. Allora, Arisa, te l'aspettavi questo successo travolgente? Perché di questo si tratta. A dire il vero, no. Io mi aspettavo che... Cioè, sapevo di portare una bella canzone. Mi piaceva molto la mia canzone. Non sapevo se questa semplicità sarebbe stata capita. Però... pensavo di fare presenza al festival. Cioè, nel senso di poter dire un giorno di... aver calcato il palco dell'Ariston, però non mi aspettavo che ci fosse, ancora è presto per dirlo, però non mi aspettavo che ci fosse un presto così... Per dire cosa? Per dirlo se continuerò, insomma, se andrà tutto bene. Perché hai ancora qualche dubbio sul futuro della tua carriera? Eh no, perché sa, il discorso è che dal non esserci mai all'esserci sempre, uno c'ha pure paura che qualcuno si possa scocciare. No, perché hai da... Però è un po' quello che accade ed è accaduto a tanti tuoi colleghi, a tanti altri cantanti. Sì. No? Quindi non perché avere questa paura? No, non è una paura, insomma è tutto... È qualcosa che è avvenuta che così, aspettiamo che secondo me è avvenuto per un disegno, insomma, particolare, che poi un disegno di chi? Un disegno divino? Sì, un disegno divino, ecco. Addirittura? Sì, sì. Tutto sarà come lui vorrà, come dico sempre. E quindi lui voleva questo? Principale, sì. Principale. Allora, Arisa, tu hai 23 anni? 26. 26, hai visto? Già ti ho calato l'età. Grazie. 26 anni, sei nata e cresciuta in Basilicata, sì, con la tua famiglia, in campagna, quindi sì, eri da bambina a contatto con animali, sì, e quant'altro. Sì. Poi, qual è stato il primo tuo cambiamento importante? Ti sei trasferita a Milano? Sì, a 19 anni. Per fare l'università? Per fare l'università. In realtà volevo andare via dal mio paese perché volevo fare nuove esperienze. Nel senso, ti stava che comunque, stretto, insomma. Sì, volevo vedere che cosa c'era fuori dal mio paese, ero curiosa e così sono andata a Milano. E la tua famiglia era d'accordo? No. Per niente? No. E quindi ti hanno ostacolato? No, però mi hanno lasciato andare perché si fidavano di me comunque. E le tue sorelle? Le mie sorelle, insomma, sono molto carine, molto felici. Loro sono rimaste sempre invece in Basilicata. Sì, sì. E tu a Milano hai frequentato l'università? Per 7 mesi. E poi hai smesso? Mm. Perché? Perché non mi andava. Non ti andava, che vuol dire? Cioè, non è neanche un periodo lungo, potevi anche provare a... No, ho fatto il primo esame, non è andato bene. Facoltà di? Di Scienze Internazionali e Istituzioni Europee. Mm. Dato che io sono molto emotiva, o comunque lo ero tanto, più di adesso, quando sono andata a fare il primo esame, un po' perché non avevo tanto studiato, proprio tantissimo, un po' perché ho avuto questa cosa del banco universitario e non sono riuscita a scrivere niente, allora ho detto non fa per me, ma tanto l'avrei dovuto capire già prima. Perché? Alle scuole superiori, perché io sono stata bocciata un anno. Vabbè, ho fatto un anno di specializzazione al liceo pedagogico. Vabbè, allora non dovevi neanche andare all'università. Eh sì, vabbè. Però uno ci prova. Forse era veramente un modo per andarsene dal paese. È un po' tutti e due. In effetti una persona dice magari ci provo, mi piace. Però il discorso è che io ho sempre avuto la testa altrove. No, però tutti dicono che non si direbbe, no? A giudicarti dall'aspetto. Invece hai avuto la testa sempre altrove. Dove? Nella musica. E beh, quindi hai realizzato praticamente il tuo sì, sogno. Però andiamo con ordine. A Milano frequentavi l'università quei 7 mesi. Sì. E
Lavoravo in un supermercato, e poi lavoravo in una tavola fredda e dopo un po' ho cominciato a lavorare nell'officina di mio cugino, a fare la segretaria, sì. E poi ho iniziato a lavorare a Lollapalooza, si può dire? Beh, non so che cosa sia. È un locale serale, certo. Notturno. Un locale di moda, di tendenza? Non tanto di tendenza, c'erano altri locali che facevano più tendenza. Quello era un locale dove ci si conosceva, insomma, era un momento di aggregazione, si stava tutti vicini. Ma in questo locale che cosa facevi? La cameriera. E invece aiutavi tuo fratello invece nell'officina? Non ne ho fratelli. Dove lavoravi? Mio cugino. Prima. Ma per un mese ho aiutato mio cugino, perché avendo due caratteri molto forti non potevamo stare insieme a lungo. E quindi comunque tutte esperienze piuttosto brevi, mi pare, perché poi sei tornata invece a Potenza. Sono ritornata a Pignola e visto che... Ma perché? Perché a Milano non ti trovavi più bene? Perché comunque, con tutto rispetto insomma, alle persone che fanno questo lavoro anche in maniera continuativa, io volevo... mi spaventava il fatto di non avere futuro in qualcosa. Quindi visto che la musica... mi sentivo precaria. E quindi volevo imparare un mestiere ad avere la libertà nelle mani. Cioè, poter lavorare dappertutto e avere un mestiere. Lo so, allora... E quindi ho imparato a fare l'estetista. Ho preso... Questo tornando in Basilicata? Sì. Un passaggio... Hai detto che hai lavorato in un supermercato? Sì, a Milano però. Sì, e facendo la... Cassiera. Come Giusy Ferreri? Solo che io lavoravo tutti i giorni. Perché Giusy... Perché Giusy Ferreri soltanto a... No, io ho sentito che faceva 3 pomeriggi a settimana. Ah, ecco. Invece tu tutti i giorni. Allora, quindi sei tornata al paese e hai cominciato a fare l'estetista, che è il lavoro che poi fai tuttora, prima quantomeno di questo successo travolgente. Facevo l'estetista, è un lavoro che mi piaceva tanto, mi piace ancora, nel senso che comunque oltre alla manualità è anche un lavoro che ti porta ad avere un rapporto vero con le persone, nel senso che il lettino dell'estetista è un lettino in cui le persone si sfogano anche, ti raccontano le loro cose e ti fanno partecipe della loro vita. Quando la cosa era abbastanza contenuta mi faceva molto piacere. Allora, poi è cambiato tutto, è arrivato Sanremo, è cambiato tutto. Allora, la domanda che molti si fanno... Ci sono o ci faccio? L'hai detto tu. Qual è la risposta? Io dico sempre che ci sono e ci faccio. Nel senso che io ho delle caratteristiche che se dovessi fingere... Insomma, dovrei essere una grande attrice, credo. Il ci faccio sta nel fatto che cerco di vivere nella società civile utilizzando dei comportamenti che non sono proprio dettati sempre dal mio istinto. Senti, molti si sono chiesti la ragione di questa tua immagine, sì. No? E qual è la ragione di questa tua immagine? È un'immagine che ti sei creata tu, che ti ha creato qualcuno? Allora, la ragione di questa immagine è strettamente legata, credo, alla mia personalità, nel senso che io credo di essere molto ironica, mi sento molto ironica anche per via delle cose che mi piacciono. Ho dei gusti molto antichi, si può dire, rispetto alle ragazze della mia età. E quindi... E questo è autentico? Sì,